La storia della Real Mestranza e i dettagli del Mercoledì Santo spiegati ai giovani della città. Una rappresentanza della Real Mestranza, tra cui il capitano di quest'anno, il maestro Calogero Garzia, ha infatti incontrato gli studenti delle quarte e quinte della primaria dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, plesso Angeli, e una rappresentanza dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo Don Milani. Ed è una bella cosa comunicare con i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro ed è giusto che noi spieghiamo cos'è la maestranza, come nasce la maestranza, in difesa della città, che anche la maestranza rappresenta anche la religione, perché sono i primi a partecipare quando ci sono delle manifestazioni religiose. La maestranza ha fatto diverse battaglie pure, di cui è stata nominata poi Real Maestranza. E siamo arrivati a oggi. Siamo sopravvissuti dopo 470 anni. Sono state coinvolte un po' tutte le classi in rappresentanza di tutti i plessi dell'istituto. I ragazzi sono più di un centinaio. Importante il fatto che arrivi la maestranza, anche perché le tradizioni storiche come questa devono essere segnate e devono seguire un percorso educativo, quindi anche la scuola ha un ruolo importante in questo. Abbiamo un po' spiegato quella che è la tradizione della Real Maestranza, sin dalle origini, dal 1600 in poi, ecco, cosa ha rappresentato storicamente un po' nel percorso della storia della città. Alla fine adesso è soltanto un elemento religioso e di folklore, ecco, un aspetto antropologico e basta, però i ragazzi sanno bene o male quello che è stato il percorso storico. Una visita quanto mai festosa ed importante. La Real Maestranza ha fatto visita nella nostra scuola con il capitano e con il cerimoniere e la categoria dei panificatori. È spiegata agli alunni l'importanza delle milizie urbane, della corporazione di arte e mestieri. È stata spiegata la modalità della processione che vedrà appunto nel Mercoledì Santo andare in processione il capitano a cui verrà consegnata la chiave della città da parte del sindaco e che poi verrà restituita il giorno della domenica di Pasqua quando la maestranza preleverà e scorterà il nostro caro vescovo fino alla cattedrale per la solenne messa. E dove avverrà proprio la riconsegna della chiave della città. I bambini hanno fatto tantissime domande. Un'iniziativa che era stata accolta positivamente dall'assessore Marcella Natale e promossa dal consigliere Fabrizio Di Dio, entrambi presenti agli incontri. È stato un incontro molto interessante perché oltre ad aver un attimino presentato la storia della Real Maestranza, le origini della Real Maestranza, è stata coinvolta con delle domande, domande che erano anche abbastanza pertinenti, abbastanza interessanti. Questo fa capire quanto tu riesci ad avvicinarti a questi bambini, a queste radici, allora loro rispondono con l'interessamento, rispondono con la curiosità, quella che deve esserci e deve essere da, diciamo, trainante per poi dare quella continuità a delle tradizioni che sono radicate, che sono conosciute in tutto il mondo.